campo profughi. Sensei Ishikawa dovrebbe trovarsi qui. Non è qui. Forse qualcuno lo ha visto. Lo spirito della vendetta di Yarikawa è tornato, mio signore. Uccide la gente nelle vecchie rovine. Non conosco questo spirito. Sei sicura che non siano stati i mongoli? Non conoscete la leggenda della maledizione di Lord Yarikawa? Il bardo Yamato la racconta benissimo. Lui si trova nei pressi della città vecchia. Lo andrò a trovare. Voglio vederci chiaro. Mal di testa. Qualcuno è tornato a Komoda per ripulire la spiaggia. Posso aiutarvi, mio signore? Certo. Ma quei samurai caduti giacciono all'aperto da troppo tempo ormai. Hanno sacrificato la loro vita per fuggire. Sto cercando un samurai, un arciere. Il sensei andava verso la costa. Ha detto di raggiungerlo lì per andare a caccia e che voi avreste capito. Sensei Ishikawa è nei guai. Tieni la testa bassa. Va tutto bene? Sopravviverò. Dovevate aspettarmi all'accampamento. Avevo rintracciato Tomoe. Non potevo farla scappare. Erano i suoi arcieri? Mi hanno chiamato con il mio nome. Ne arrivano altri. Medicate la ferita. Li affronto io. Li avevano accerchiato. Tomoe li ha istruiti bene. Stavolta l'addestramento non c'entra.
Se ne conosci il motivo, illuminami. Non li avete notati perché eravate troppo impegnato a trovare Tomoe. Anch'io commetto errori, Sakai. No, invece. Eccetto che con lei. Dovremmo andare ora. Cosa sapete dell'accampamento? Arcieri per la maggior parte. Tomoe è stata vista con loro nelle incursioni ad Akashima. Si fidano di lei. È utile per seminare discordia al momento. Tomoe vi tradì prima di allearsi coi mongoli. Ma non mi avete mai raccontato cosa accadde. Aiutava alcuni assassini con i miei insegnamenti. Pagavano bene. Ancora non capisco perché vi abbia attaccato. Sakai, come si comporta un samurai con un assassino? La ripagaste con la stessa moneta. Trattai Tomoe come qualsiasi altro assassino. Era una vostra allieva. Non faccio eccezioni, Sakai. Cosa c'è più avanti? Uccidono per passatempo. No, per allenarsi. Sono spietati. Indulgere alla violenza indebolisce il guerriero, proprio come l'eccesso di cibo. Dicevate che Tomoe si presentò al vostro dojo per studiare. Prima cosa faceva? La madre apparteneva a una famiglia di mercanti a Ubuki. Non conobbe mai il padre. Perché lo chiedi? Nessuno impara a uccidere dal nulla. Nemmeno un prodigio come lei. È nata con un'insaziabile sete di sangue. Di nuovo opera di Tomoe. Gli arcieri uccidono gli abitanti di Akashima come cani. Tomoe e i mongoli sono assetati di sangue. L'assassino è padrone dell'arma. Il samurai è padrone di sé. Voi avete passato la vita a padroneggiare l'arco. L'arco, esatto. Ma non per uccidere. Ora siete troppo puntiglioso. Ho legato un uomo ferito al mio cavallo con la corda dell'arco. Le punte di freccia si possono usare come coltelli. Quindi l'arco è ben più di un'arma. E un samurai è ben più di un assassino. Tomoe non torna sui suoi passi, non avremo scelta. Dovrà morire. Sono il suo maestro. Porto il peso delle sue colpe. Ci penserò io. Meritereste biasimo se aveste alimentato la sua sete di violenza. L'ho presa come allieva. Dovevo accorgermi della sua oscurità. Non l'avete vista e ciò vi spaventa. Mi preoccupa. Siamo quasi arrivati. Faremo come a Forte Nakayama. Troviamo i punti deboli dell'accampamento e prepariamo l'attacco. Giusto, Sakai. L'attenzione riduce gli sforzi. Da adesso procediamo a piedi. Li sento. Campo d'addestramento per arcieri. L'arcieria in stile mongolo. Un ibrido. Tomoe li sta istruendo. Si allenano contro i samurai. Li aiuteremo a fare pratica. Espugniamo il campo, poi vedremo dove si trova. Appena attaccherai, le mie frecce andranno a segno.
Chiharu! Facci sparire! Castello di Kaneda, avevo visto bene. Stai migliorando. Tomoe non è qui. Assicuriamocene. Controlliamo. Un elenco di rifornimenti, archi e bersagli giapponesi da consegnare in tutta Toyotama. Sta creando altri campi d'addestramento. Uno a Utsuna, un altro a Kushi, e non finirà qui. Una nota, in giapponese. Che cosa dice? Grande Khan conquistatore di Tsushima. Prima che l'anno sia finito, i vostri arcieri sapranno come uccidere i samurai. E vi porterò le teste di Sensei Ishikawa e Jin Sakai. Tomoe è stata qui. Le avevo dato tutto. E l'ha gettato via. È una minaccia. Può finire soltanto in un modo. So cosa bisogna fare. Sapere non implica sempre agire. Dubiti del mio codice di samurai? Tomoe era l'orgoglio della mia vita. Ma se devo, la ucciderò per salvare quest'isola. Ecco il mio dovere. L'elenco di prima. Lo useremo per localizzare gli altri campi. E puniremo il tradimento di Tomoe. Sakai. Sei un bravo guerriero. Puoi diventare un grande leader. Ma non dubitare più della mia integrità. Dovrei essere vicino a uno dei campi di Tomoe. Spettro! Non uccidetemi! Che sta succedendo? Prendete ciò che volete! Non sono un ladro. Tutti sanno che attaccate le carovane. Lo spettro è il Sensei Infernale. Sensei Ishikawa? È una bugia. Vi ho sentiti? Ah, sì?
E quando? Poco fa, a caccia sulla strada, come due lupi affamati. Perché incolpano me e Sensei Ishikawa per questi attacchi? Andrò a nord, troverò i responsabili. Sakai! Sensei! Non c'è di che, Sensei. Siete lo specchio. Cos'è successo qui? Hanno attaccato la carovana. Uno dei tanti attacchi. Dicono che rubiate le scorte e che siate in combutta coi mongoli. Tranquillo. Ne discuterò con Lord Sakai. È opera di Tomoe. Semina paranoia e paura. Attacca le carovane e incolpa noi. Li ho raggiunti troppo tardi. Ho salvato lui, ma non gli altri. Il luogo dell'imboscata? Qui vicino. Perché? Troviamo il posto. E seguiremo la sua banda fino al campo. Può funzionare. Che c'è? Nulla. Lei mi rende inquieto. Tutto questo finirà. Riposati qui. Mangia il cibo che ti ho dato. E aspetta prima di ripartire. Grazie, Sensei. Mostratemi il luogo dell'attacco. Come mi hai trovato? Girava voce di un convoglio in pericolo. La gente evita le strade per via di Tomoe. Quando mi è giunta voce di un mercante in viaggio, l'ho seguito. Perché Tomoe attacca i convogli della prefettura di Kushi? Non hanno importanza strategica. No, ma il tempio Kushidera infonde speranza. Forse i mongoli vogliono fiaccare il morale. Non sembrate convinto. Deve esserci dell'altro. Vedremo. Tomoe ha tradito tutti i miei insegnamenti. Poi ha tradito me. E infine la sua patria. Le darò la caccia fino all'orizzonte. Ecco il convoglio. E altre vittime di Tomoe. Vediamo cosa posso scoprire. Non ci sono superstiti. Frecce giapponesi e mongole? Ovviamente. Un avvertimento agli abitanti di Kushi. È di Tomoe. Da parte di Lord Sakai e di Sensei Ishikawa. È vietato viaggiare su queste strade, pena la morte. Semplice, ma efficace. Sono scappati lungo la strada. E li troveremo. Questo è l'ultimo attacco di Tomoe e dei suoi uomini nella prefettura di Kushi. Vieni. Vediamo.
avanti. Smonta qui. Presto, non c'è tempo di esplorare il campo. Ora che si lancia senza stringersi l'atano. Perché è qui da sola? Adesso la libero. Sono qua! Non muoverti. Oh no! Vi prego! No! Siamo qui per aiutarla. Lei ha detto... Tomori, che cosa ha detto? Che avrei vissuto fino all'arrivo del samurai. No! Lassù! Torso! Sakai. Tomoe ci ha teso una trappola e noi ci siamo cascati. Ho parlato con lei 2 giorni fa. Tomoe? La prigioniera. La sentii parlare di una giapponese che aveva visto coi mongoli. Le chiesi di scoprire dove era accampata e di riferirmelo. Cosa avete fatto? Poteva andare diversamente. Sarebbe potuto essere il cadavere di Tomoe. Parlate di cosa significhi essere un guerriero, di come Tomoe sia il contrario. Ma voi due siete uguali. Ci credi tutti perfetti. Tuo zio, me, Masako Adachi. Ma solo un bambino si aspetta la perfezione dagli adulti. Andate avanti, Sensei. Abbiamo tutti un'arma. Abbiamo tutti potere su vita e morte. Un potere di cui vi sentite troppo sicuro? Se non lo fossi, sarei morto. Come lo saresti tu, spettro. Non siamo tutti samurai. Ma siamo tutti assassini. C'è ancora un campo da sistemare a Otsuna. Siete Lord Sakai. E Ranna è la donna che vide il loro campo? Esatto, Sensei. Sakai. Sensei Ishikawa, questa è opera di Tomoe? Lei e i suoi mongoli si sono dati da fare. Una donna di nome Ran sa dove trovarla. Fate strada. Come fa a sapere dov'è il campo di Tomoe? Vi si imbatté mentre faceva legna nei boschi. È fortunata a essere viva. Uccisero tutti i suoi compagni. Ti chiami Ran? Sì, miei signori.
I mongoli che ti fecero questo li guidava una donna di queste parti? Tomoe. Un volto che non dimenticherò mai. Frequentava un gruppo di ladri del posto. Impossibile. Tomoe viene dalla prefettura di Umugi. Si trasferì qui e col suo arco terrorizzò Otsuna per anni. Dicono che riuscirebbe ad abbattere un falco nel cielo a occhi chiusi. Il loro campo dove si trova? Nella foresta a sud-ovest, tra il fiume e la riva occidentale. Maledetta, tutti i miei insegnamenti, i miei segreti, tutto al vento. Sono uno sciocco. Perché mi ha mentito? Tomoe non vi aveva mai detto nulla? Prima dello scontro, volevo adottare Tomoe e farla diventare samurai. Una fortuna non indifferente per una come lei. E io gliela negai. Perché è un sicario? Perché il suo sensei la deluse. E lei tornò alla vita di un tempo. Rovinare la possibilità di riscattarsi è diverso dal terrorizzare la gente. Lo so bene, Sakai. Davvero? Siete sicuro che non avrete alcuna esitazione? Dobbiamo trovare il campo. Dobbiamo fermare Tomoe prima che stronchi altre vite. La buona notizia è che Tomoe è tornata in un luogo a lei noto, perché è disperata. All'impero mongolo dalla sua parte. Se vanifichiamo i suoi sforzi è più probabile che il Khan smetta di sostenerla. Potremmo sfruttare questa situazione, seminare discordia tra loro. E se poi Tomoe abbandonasse la causa dei mongoli? Dopo tutti i suoi crimini, si merita una punizione. Anche se fosse disposta a lottare con noi? Vi fidereste di lei? No. La donna diceva che Tomoe terrorizzava la gente di qui. Sarà stato anni fa, quando Tomoe era giovane. Un adolescente che teneva testa ai banditi. Arduo anche per gente molto più grande. E non avete mai avuto sospetti? Quando l'accettai come allieva, nascondeva una lama nella manica e faceva scorta di cibo in segreto. Segnali facilmente trascurabili. Ce n'erano altri. Desideravo così tanto farla mia erede da non vedere la realtà. Il campo deve essere vicino. Il terreno ideale per degli arcieri nascosti. Tieni gli occhi aperti. Smonta qui. Sta giù e trova un buon punto d'osservazione. Quassù. Una vista familiare. Che cosa vedi? Frecce giapponesi. Ovviamente. Corpi usati come tiro a segno. La firma di Tomoe. Chiudiamo questo campo. Fai attenzione se vedi Tomoe. Al vostro segnale, sensei. Starò nascosto fino al tuo attacco. Oh, God.
stata qui di recente. Controlliamo. Sensei, qui. Può essere Tomoe. Il sensei e lo spettro. Cominciate a stancarmi voi due. I tuoi arcieri sono morti. È finita. Imboscata. Segui Tomoe. A loro ci penso io. Tomoe, non hai scampo! Ah, lo pensi davvero? Non mi sfuggirai, Tomoe! Impegnati di più, Lord Sakai! Dove sta? Tomoe! Così sei Lord Sakai, al servizio del Sensei. E qui abbiamo un'abile arciera che ha sprecato l'occasione della sua vita. Ti ha detto questo? Tomoe, perché parliamo? Per avvertirti di stare in guardia. Il Sensei tentò di uccidermi. Lo farà anche con te. Grazie del consiglio, ma adesso è ora di finirla. È già finita. Non ho più niente. E nessuno. Metti giù l'arco, Tomoe. Ha perso il senno. Nessuna traccia. Devo avvertire Sensei Ishikawa. Bravo, capi. Andiamo. Sakai, cos'è successo? Tomoe poteva uccidermi, ma non l'ha fatto. L'hai fatta scappare. È saltata da una rupe. L'ho vista. Hai visto ciò che voleva lei? Sembrava disperata. Lo è, grazie a noi. Perché crede che mi attaccherete? Non lo crede. Cerca di metterci l'uno contro l'altro. E ci riesce. No, non è vero. Bene. Ma la prossima volta che dubiterai di me, dubita prima di te stesso. Abbiamo fermato Tomoe a Toyotama, ma i suoi arcieri minacciano ancora Yoshi. Ci vediamo lì.